Alcune gravi malattie del sangue possono guarire solo con il trapianto di midollo osseo. Ogni anno sono migliaia le persone in attesa di trapianto. La metà sono bambini. Quello che fa ADMO e attraverso ADMO tutti quelli che sono disposti a donare il midollo osseo come Marina è un vero e proprio miracolo. Restituisce la vita a tante persone, migliaia, soprattutto bambini, in attesa di trapianto. Marina non lo aveva detto a nessuno, ma si era sottoposta a tipizzazione, un semplice prelievo di sangue che inserisce il donatore in un registro, una banca dati da cui si attinge per cercare la compatibilità con le persone che hanno bisogno di donazione. Dopo 3 anni, una telefonata le cambiò la vita. Una persona aveva bisogno proprio di lei. Mi sembrava quasi un sogno, non avrei mai pensato che proprio io potessi essere così fondamentale per la vita di una persona e che proprio io potessi salvare la vita a qualcuno. Eppure era vero, nonostante fossero tutti contrari, Marina andò avanti, si sottopose al prelievo. Pregai affinché andasse tutto bene per la mia famiglia e per quella del mio nuovo fratello di sangue, pregai anche per lui perché volevo davvero che tornasse a prendere le redini della sua vita. Al risveglio in ospedale mi sentii frastornata di gioia. Mi sembrava di avere un'energia nuova, sconosciuta, che mi scorreva nelle vene ad una velocità assurda. Era come quando guardi la campagna in primavera e pensi che dietro tutti quei fiori, quei profumi e quei colori brillanti c'è una forza magica, la stessa che trovavo io in quel momento. Non finirò mai di ringraziare il mio fratello di sangue, perché grazie a lui ho provato tanta felicità. La possibilità di trovare un donatore compatibile al di fuori della famiglia è una su 100.000. Da questo dato si capisce l'importanza di tipizzare più gente possibile. Solo così ogni ammalato potrà trovare nel suo momento cruciale un donatore che possa salvargli la vita, continuando a vivere serenamente e soprattutto in ottima salute. E in Puglia lavorare per trovare donatori compatibili c'è da anni ormai l'ADMO, associazione donatori di midollo osseo, che si dedica costantemente ad informare e a individuare potenziali donatori di midollo osseo. Lo scorso anno ADMO Puglia ha tipizzato 1.200 potenziali donatori, un buon risultato frutto di un lungo e impegnativo lavoro di informazione nelle scuole, nei centri culturali e militari, nelle piazze pugliesi. L'associazione, per realizzare tutti i suoi progetti e non godendo di altri contributi se non quello del 5 per 1000, da sola non ce la può fare. Per questo si è pensato di organizzare una campagna raccolta fondi. L'appuntamento con Dona Vita, la tazza della solidarietà ADMO Puglia, è per martedì 2 giugno nelle piazze di Puglia. Si parte da Bari la mattina in piazza del Ferrarese e a Lecce nel pomeriggio in piazza Santo Oronzo. Quella mamma, quel papà, quel bambino aspetta proprio te.